raccontiamo anche a Gabriele, così non mi presta più copertura. Ora con il sole. Ora... Ah, aia, aia. Ciao ragazzi, sono Gio, questo qua è un nuovissimo video sul mio canale, ovviamente un'altra storia divertente che vi parlerò oggi. E cosa siamo? Oggi siamo su Ghost. Dove siamo? Non cosa siamo, oggi siamo su Ghost, stranamente, perché video su Ghost non ne porto mai. E vi parlerò, diciamo, come avete letto dal titolo, mi appunto una medusa. Allora, in pratica, noi eravamo io e i ragazzi dei Cugini del Tubo al mare, a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. È il primo giorno che siamo andati lì al mare, perché, diciamo, dove abitavamo era un po' lontanino dal mare, ci abbiamo messo più o meno 20 minuti in pullman. Arriviamo lì in spiaggia. Per prima cosa siamo entrati in acqua con la GoPro di un suo amico, quindi non era neanche nostra GoPro. Siamo entrati con la GoPro di questo suo amico e l'abbiamo persa. Comunque non vi parlo della storia della GoPro perché ne hanno già parlato i Cugini del Tubo. Se volete andare a vedere quel video, andrò a vedere che sarà in descrizione. E vabbè, in pratica alla fine la GoPro l'avevamo ritrovata tranquillamente, l'avevamo ritrovata in mezzo al mare, che non so che culo abbiamo avuto per ritrovarla in mezzo al mare, ma comunque l'avevamo ritrovata la GoPro. Io sono un ragazzo a cui piace nuotare, piace veramente tanto nuotare, soprattutto specialmente al mare, perché boh, mi rilassa andare a fare una nuotatina al mare al largo. E allora, dopo che abbiamo trovato la GoPro, visto che eravamo felici, ho detto: raga, dai, andiamo a fare una nuotatina al largo, ci sta, ci sta. Iniziamo a nuotare un po', andiamo verso il largo, facciamo un paio di bracciate, arriviamo abbastanza lontani. E a un certo punto Manu dice: raga, però qua comunque ci sono le correnti calde, qua ci sono, diciamo, è sporca l'acqua, siamo in Toscana, raga, io ho paura che ci siano le meduse. E cioè, la cosa divertente che l'ha detta, e io gli ho detto: ma va, figa, figurati se ci sono le meduse qua in sto mare, cheat, guarda lì sta frase, porca miseria. È bello che mentre stavamo facendo questa nuotata avevamo la GoPro in mano, cioè eravamo proprio felici di averla ritrovata. Allora già stavamo godendo ancora un po', già siamo portati in mano praticamente. E raga, la cosa più bella di tutto è che tutta la storia che vi sto raccontando, ovviamente, essere vera, c'ho anche il pezzo della GoPro registrato, perché la GoPro ce l'avevamo in mano, quindi ci stavamo registrando, tra virgolette. E tutta la parte della GoPro si vede, cioè tutta la parte dove mi appunto la medusa si vede, che ve la metterò, diciamo, alla fine della storia. E così potete vivere, diciamo, in prima persona il mio dolore che ho provato. Quella torretta. No vabbè, dai, vaffanculo, lo spezzettone ve lo metto adesso. Vedete che cazzo è successo quando mi appunto la medusa. Questa la raccontiamo anche a Gabriele, così non mi presta più GoPro con il sole. Ora... Ah, aia, aia. Già è stato punto. Magari ha ripreso tutto. Magari... Ma raga, ma vaffanculo, ma c'è la addosso. Cioè, raga, veramente è stato un dolore allucinante. Cioè, io proprio mi sono sentito sto cazzo di gamba bruciare, pizzicare tutta. Non aveva mai punto la medusa, non sapevo proprio come funziona la puntura della medusa, cioè quanto fa male, non avevo assolutamente idea. E raga, ve lo assicuro io che fa veramente tanto male. Non ve lo consiglio, cioè, non lo auguro sinceramente a nessuno, tranne a Mars, perché vabbè, a Mars è una bella puntura di medusa ci sta. Ma la cosa più divertente che avete anche notato dal video, che c'è tipo che la GoPro è caduta di nuovo in mare, è che il fatto io ho urlato subito e Manu ho fatto cadere la GoPro, perché si è cagato in mano anche lui. E tra l'altro loro due, era appena la GoPro era peggio, l'avevamo appena ritrovata da prima, che era caduta prima per 20 minuti in acqua. L'avevamo ritrovata subito dopo che è ricaduta per te, cioè che è ricaduta in acqua, l'abbiamo ritrovata. Oh no, raga, ma hanno splittato qualcosa di... No, che noia. Poteva essere una Fevon abbastanza carina. Vabbè. Comunque, tra questo e lo scorso video, non quello del mio compleanno, quello prima, vi sto portando comunque dei gameplay abbastanza carini. Quindi lasciate un bel like per questi gameplay con le clip fail live. E vabbè, dicevo, loro non è che si preoccupavano di gioco come stai, gioco è successo, no. Si preoccupavano: oh, la GoPro, no, riprendi la cazzo che ho di nuovo in mare. Oh, la GoPro. Tu ti la riprendi la GoPro, io che urlavo: oddio, oddio, sto morendo. E mi fanno alla fine, quando l'hanno ritrovata, tranquillamente fanno: Gio, ma che, come stai, che è successo? Come è successo? Stavo morendo e voi così mi trattate così come se fosse un pezzo di carta. Ma che facci di merda siete? Nulla, raga, la storia di oggi è finita. Oddio, ma ha scosso. Vabbè raga, la storia di oggi è finita qua. Spero vi sia piaciuta e vi abbia fatto divertire un pochettino. Tra l'altro c'è anche la parte della GoPro che vi ho fatto vedere prima, quindi vi ho fatto anche vedere la clip, diciamo, la clip anche in questo episodio. Lasciate un bel like, un bel commento, perché comunque è stata una bella partita, secondo me. Un bel commento, rilasciate un bel like, un bel commento. Da Gio è tutto, bella.